Ok, buongiorno a tutti, cari amici. Orsogna è uno dei posti che amo sempre citare perché, nonostante la distruzione della guerra, la spoliazione, il territorio, è quella zona dove, forse proprio per questo, si è percepita la distruzione. E si sono conservati, più che in altri posti, più di Ortona, più di altri posti, comunque sono stati distrutti anche loro. L'orsognese ha rivelato una forma, l'acqua di macello. Una forma. Sì, puoi farcela. Una forma di caratterizzazione, di legame con l'identità molto profonda. E abbiamo sentito chi mi ha preceduto e sono veramente stati bellissimi tutti gli interventi. Sono contenta di concludere perché diciamo che il mio intervento è proprio tra memoria, rappresentazione, conservazione, rigurgito di identità e complesso del cafone, che diciamo la verità ci attanaglia ormai da 100 anni. Cosa bisogna fare? Come si conservano questi patrimoni per restituirli al futuro? Perché quello che diceva giustamente chi mi ha preceduto, e la professoressa Gian Cristoforo è stata proprio eccezionale nel suo excursus di rappresentazione, noi dobbiamo vivere il nostro presente, non dobbiamo mummificarci. Quando io vedo questa enfatizzazione delle tradizioni ad opera di pseudoantropologi, sappiamo tutti di che stiamo parlando, ahimè. Cioè l'enfasi del cafone, allora noi assistiamo a due cose: o il complesso del cafone, che no, allora dobbiamo essere tutti ripuliti, quando io andavo in giro nelle campagne, ma perché sti registra sto vecchio, ma parla solo in dialetto, ma perché, che ti racconta, oppure ma perché io vedevo questi vestiti lisi, queste cose lavorate a lungine, buttate, cioè allora, cosa sono i bangali? I bangali sono quelle stoffe che venivano tessute a telaio in maniera grezza per coprire le banghe, ok, bangale, che siccome erano un telo 90 cm, venivano utilizzati anche, come abbiamo visto nell'abito che ci faceva vedere Mimì prima, o altri costumi che Michetti, non è che gli diceva quello, mettiti in bose che ti fotografo, no, gli aveva chiappenne per le fratte, scusate, il famigliale, perché aveva bisogno di recuperare una freschezza, immediatezza di un tempo, non è che gli diceva come alle sue modelle, mettiti le sciacquaie, mettiti questo, no, andava per le campagne e faceva le cosiddette istantanee. Quindi noi vediamo delle istantanee sia dai fotografi che avevano iniziato, diciamo, ad appassionarsi, come per esempio il barone il marchese Mazzara di Sulmona. Il discorso, la diatriba dei costumi. Il marchese Mazzara era un nobile che aveva il gusto della fotografia e dell'arte, quindi che faceva? Andava con la sua macchinetta fotografica a fotografare dove? Il mercato di Piazza Garibaldi a Sulmona. Il mercato di Piazza Garibaldi a Sulmona, il mercoledì e il sabato, era la cartina al tornasole di tutta la Valle Peligna, e siccome le donne erano quelle che dovevano trasmettere il senso di identità profondo, erano il bene profondo e la trasmissione dei territori, cioè il maschio possedeva, il patriarcato possedeva il femminile perché era l'onore e il vanto della famiglia, la donna doveva avere dei segnali, perché quella è la carta d'identità. Allora doveva portare il fazzolo di un certo tipo, oppure il corpetto. Allora, tra le donne di Introdacco e le donne di Pettorano, i costumi pressoché erano simili, cambiavano il colore della come si chiama, non mi ricordo, della, no, sopra il fazzoletto c'era una, vabbè, la tocca che stava qua sopra, che manteneva l'acconciatura, che era fatta con la tovaglia, quindi la tovaglia la dovevi mantenere con un pezzo di tessuto colorato che poi veniva applicato pesante e messo lo spillone se non si reggeva.
Quindi avere il colore differente, poi a seconda se erano sposate o non sposate, no? E soprattutto si riconoscevano. Scusate, non avevo una sete. Si riconoscevano dal corpetto uso marsupio, quelle di Pettorano, quelle di Dro d'Acqua, tipo il costumino, il costume della sposa che abbiamo visto prima, a giustacuore. I costumi pressoché giornalieri erano tutti uguali, andavi in giro per le campagne, vedevi le contadine che portavano bene o male, poi nel cerimoniale tiravamo fuori i gioielli, tiravamo fuori l'ufazzolo che era quello di seta comprato al mercato che era bellissimo e doveva essere variopinto, però doveva mantenere una sua, appunto, una sua caratterizzazione. Non è che eravamo, come diceva prima l'avvocato Tenaglia, come quando vedo i cori, io li odio i cori, perché sembra che siamo tutti quanti uguali, i militari, cioè tenere la divisa, oppure le collegiali, tutte le scarpette uguali, le calzette uguali, pure i maschi. No, gli unici che non differivano tanto erano i maschi, perché i maschi erano la facciata pubblica, quelli che andavano in giro come braccianti, come pastori, come artigiani, e avevano un tipo di abito uniforme al resto d'Italia, soprattutto del centro sud. Noi invece, che eravamo il bene prezioso, che trasmettevamo il segno della stirpe, la donna valeva, valeva tantissimo, aveva il suo potere intrinseco di essere quella che garantiva la rinascita della famiglia, quindi doveva essere onorata. Proprio Orsogna mi raccontavano che per equivaleva a un segno di sfregio come una violenza carnale togliere un fazzolo dalla femmina il giorno della messa, te la dovevi sposare. Quindi voglio dire, capiamo questa cosa, coprire o scoprire la testa, questo messaggio. Mo siamo tutte sciurriate, io sono una sciurriata perché porto il capello sciolto, capello lungo, me lo faccio vedere da tutti, assolutamente no. Il capello, che come dicono ancora gli arabi, è il cielo che contorna la luna del volto femminile, perciò era celato, perché era riservato solo a colui che ti doveva inseminare, perché tu appartenevi a quella famiglia e l'oro che ti veniva donato, che tu portavi addosso, erano le esumende, cioè più c'era ricchezza, e più tu garantivi rigenerazione, cioè tutti questi messaggi. Poi c'era giustamente la fame, la pellagra, le malattie. Allora, con l'enfasi, perché non facciamo vedere veramente la gente emaciata che nascondeva le proprie magrezze col costume colorato? Cioè, voglio... ma certe cose non ce ne siamo, non ce ne chiediamo più, quindi siamo tutti proiettati verso l'apoteosi della magnificenza. Perciò, siccome il Medioevo va di moda, siamo tutti medievali, ma se noi pieno turisti mettiamo la benda e diciamo dove stai, puoi stare dovunque, cioè dal Piemonte alla Sicilia, perché siamo tutti uguali, siamo massificati. Quindi Orsogna, per fare, mi piace, perché comunque non è che sia andata a recuperare una cosa, ha mantenuto nei limiti anche di questi anni 50 che hanno massificato, rifatto un corpetto. Ci sono delle cose che io, chiaramente sono criticabili, ma perché faceva parte della moda. Il ventennio fascista poi ci aveva uniformato con questi cori e queste cose. C'ho ancora la fotografia che Pliniuccio Silveri mi diede, bellissima, di questo articolo di giornale del 1929, dove c'è il coro di Orsogna sulla scalinata del ponte di Rialto a Venezia, premiato, e sono originali, cioè non è che quelle sono la vestia, i petti d'oro, le cannatore, le sciacquai, quelle erano loro, cioè, no? E voglio dire, e Orsogna comunque, anche se ha aderito a questa neomoda che c'è stata, però aveva un suo portato, non a caso, come li chiameva Giuditta Saraceni, Maestro Ciccio, cioè Francesco Paolo Michetti, ha scelto una donna di Orsogna, Krupas Sbrand, con questo Sbrand, che aveva questo scialle meraviglioso delle donne sposate di Orsogna, rosso. Quello era il vostro distintivo. E io, se dovessi portare in giro gli orsognesi, indipendentemente dal costume, io porterei
lo sciallo e rosso, perché quello vi differenziava da quelle di Ortona e quelle degli altri luoghi. Era proprio questo fasciatore rosso bellissimo che non a caso Francesco Paolo Michetti mette, è stupendo. Sì, sì, ce l'ho pure io, perché io ce l'ho originale, me lo regalò Plinio Silveri, proprio per il museo, e ci tengo da morire, perché è un segnale fantastico. Adriana, perché non lo doni al coro di Orsona? Avete fatto male a non recuperarlo, perché quando io recuperavo queste cose, ma perché comunque, ma perché è vicchi, sapeste quando dicevano di altri, ha sbagliato prima che faceva parte del coro, mi ha fatto parte del coro, avrebbe dovuto andare al coro. No, perché si è reso conto che forse il coro mi aveva attaccato, perché mi disse: questo è un doppione, tienilo tu che al museo almeno si conserva. Perché io di che vi parlo del museo? Il museo non è una cosa avulsa, non è di Pescara, di Chieti o di Roma. Il museo siamo noi, è un luogo che dobbiamo tutelare, poiché è un deposito, è un cavò dove conserviamo i semi dell'identità. Perché oggi c'è il coro, domani che ne sai, quanti cori finiscono? Perché non c'è più quello che lo manda avanti. Quanti gruppi finiscono? Quante prologhi? Dove sta quello questo? Non lo so, quello da là da quello, quello da là. Un museo certo può anche quello finire, però comunque rappresenta un'istituzione. C'è dietro un regolamento, ci sono dietro università, antropologi, regione, comunque è più difficile alienare le cose. Quindi in un museo istituzionalmente regolamentato, noi riconosciamo anche la nostra identità, e un museo ti certifica cos'è di quel territorio e cosa no. Quindi io per questo dico, allora, il dovere di un museo qual è? È quello di documentare, congelare per restituire nel momento in cui il locale me lo viene a chiedere. Non vado là come fanno sempre. Adesso voi dovete ballare alla maniera chietina. Adesso voi dovete indossare questa cosa perché siete di Orsogna. Oh, se io mi sento di indossare questa cosa nel mio mondo, come diceva prima Pino Gala e la professoressa, o cantare con le missioni vocali, io sono il portato di un'identità. Tu, se sei veramente un antropologo, mi devi osservare e nel caso consigliare solo se io ti interpello. Per cui se i locali mi chiedono, io domani andrò a Castiglione Messer Marino perché il carnevale che riscoprì 30 anni fa, gli ho trovato tutta la storia, cioè adesso mi ha detto voglio fare il carnevale estivo, a me mi si sono rizzati i capelli perché i carnevali estivi sono come i cortei medievali, ma c'è un grande proliferare. Allora, meno male che mi hanno chiamato e mi hanno detto come lo possiamo fare? Allora facciamolo diventare una forma di unione, siccome c'è un carnevale uguale a voi, che si vuole generare con voi, che è stato terremotato, non hanno fatto il carnevale l'anno scorso, sono identici a voi ma sono a 250 km di distanza, sono di Acquasanta Terme, appunto, vicino ai Monti Sibillini. Allora, facciamo venire loro, facciamo quest'unione dei vari carnevali, poi prendiamo quelli di Schiavi che abbiamo visto prima che ballavano la spallata che sono vicino a loro, ci mettiamo una conferenza che lega le cose, non facciamo un carnevale in giro per la strada come i pazzi. Io feci un film, un documentario nel 1990, che poi, che lo avete visto lunedì, l'ho digitalizzato, glielo riporto, gliene riparlo. E loro sono tutti orgogliosi di questa cosa. Allora sì che puoi farlo d'estate, perché comunque non perdi la funzione del carnevale, che comunque in quel periodo dell'anno che deve fare freddo. Perché? Perché ha una sua ragione calendariale. Allora, il museo mi viene la gente adesso, a distanza di 30 anni, e mi fanno: ma tu c'hai ancora... Sì. Vabbè, io vi sto facendo scorrere le immagini perché vi sto inquadrando. Il Museo delle Genni non lo conosce nessuno, però il momento in cui lo conosciamo, lo conoscete, ci dobbiamo appropriare della nostra cultura e identità, perché dobbiamo capire a cosa servono questi luoghi che tra memoria e rappresentazione, quello è il palcoscenico della cultura tradizionale, perché la piazza cambia.
La piazza fa palcoscenico come la moda, quindi i media ci dicono che dobbiamo imitare amici, oppure ci dicono come quella l'altra cosa, la giostra di Sulmona, io la salvavo, perché era l'unica che almeno aveva un'origine storica poi ripresa. Mo ci hanno messo Valeria Marini, ha finito pure la giostra di Ortona. Perché capisci che c'è un senso di spettacolarizzazione che è errato. Quindi un museo non è un palcoscenico, come si dice, da archivio, quello è un archivio. La strada è il catalogo, capiamo le differenze. E sta dentro un edificio storico, non per Pescara, ma per tutto l'Abruzzo. Quella era la grande fortezza che salvava l'imboccatura del fiume Pescara con tutto l'entroterra, da dove venivano le cose più preziose, che erano le lane dell'Aquilano, che scendevano giù lungo il fiume a Terno e poi Pescara, che convivono i bambini, ma ho capito, quando era pulito si chiama Terno, quando è zezzo si chiama Pescara, i bambini sintetizzano, ma viene dalla preistoria, quindi capire le nostre identità, vedere che gli scheletri femminili con le loro ceramiche fanno scuola in tutto il mondo, quando si trovano queste ceramiche decorate in questo modo, si chiamano Ripoli o Catignano, che sono due località abruzzesi, perché sono state trovate qua, come l'uomo di Cro-Magnon o di Neanderthal, perché si chiamano così? Perché sono stati trovati là. Beh, noi in tutto il mondo abbiamo due tipologie che vengono riconosciute nel mondo, lo sapevamo? No. Queste sono delle pitture rupestri, stupende, di epoca neolitica, così come i sacrifici umani che ce li andiamo a vedere nelle grotte Arene Candide in Abruzzo, e queste pitture rupestri che rivelano sacerdoti oranti stanno negli stessi luoghi dove nei millenni si sono avvicendati gli eremi, gli eremiti, Celestino V, San Benedetto, San Giuppino, cioè tutti lì, ecco, ed è questo museo, un museo delle identità, lo dovrebbe avere ogni regione. Chi eravamo al tempo dei Romani? I Sanniti. Che facevano? Facciamo una rassegna stampa, Sabini, Marrucini. Cioè, queste sono le identità di un territorio. Quanti sanno in Abruzzo che la parola Italia è nata qui, coniata per la prima volta su una moneta nel 98 a.C.? Italia. Sanno le 50 lire di una volta. Che è una donna, un profilo di una donna sannita, con la cannatora e gli orecchini, vedete? Noi l'abbiamo fatto, ci ha avuto la Lega Nord per fare il carroccio, cioè ce lo siamo inventato noi, e il complesso del Cafone ci divora. Andiamo avanti. Questa saletta io la chiamo la sala dell'orgoglio etnico, perché quando facciamo entrare soprattutto i ragazzini, ma anche gli adulti, chi erano gli abruzzesi al tempo dei Romani? Quindi abbiamo messo una rassegna stampa, diciamo io, con tutte le fonti romane e latine che descrivono chi eravamo noi, quindi c'è stato un lavoro di redazione, tutti i nostri amici professori di Cino, il Vestino, e c'è tutta questa rassegna, partendo da Strabone, per far vedere che i romani da noi hanno copiato anche il Cardiofilax, gli Schinieri, cioè il soldato italico è stato un prototipo per i romani per professionalizzarsi. I romani erano i cugini, erano tutti popoli indoeuropei venuti a colonizzare il centro Italia ed erano concorrenti fra di loro. L'anno scorso, questa è la via degli Abruzzi che si mischia, poi ci sono i tratturi dei quali vi parlerò dopo. La via degli Abruzzi che cos'è? Quella strada che congiungeva Napoli con Firenze. A noi Roma ci facevo un baffo, Roma è arrivata ad essere la nostra capitale da emulare da quando ci sta l'autostrada. Io mi ricordo bambina che per arrivare a Roma 5 ore e mezza, cioè mi ricordo ogni tanto ci siamo fermati a storia, le povere bambine col mal di macchina, le macchine una volta la 1100, quindi le curve di Androdoco ancora erano un incubo, ci sono ripassata con la mia macchina per rivederle da adulta, ma io mi ricordo quando ci stavo male. Quindi noi, i nostri figli, li mandavamo a studiare a Napoli e a commerciare a Firenze, passando da Spoleto, gli altipiani maggiori,
Perché sennò non ti rendi conto perché l'Abruzzo dell'interno è così bello e così ricco. Perché dalla costa venivano i saraceni, venivano le malattie, venivano gli tsunami. Lo sapete voi che abbiamo avuto uno tsunami nel 1627 che fece 3500 morti? Con epicentro tra il Gargano e Foggia? Queste cose dobbiamo sapere, perché stiamo costruendo come i pazzi sul mare. E un altro terremoto farebbe, no 3000 morti, 300.000. Abbiamo l'Arcangelo Michele, questa è la statua più antica, dopo quella conservata a Monte Sant'Angelo, che è il primo santuario dichiarato della cristianità. Ce l'abbiamo in Abruzzo, una statua del 1100, che stava in un riparo sotto roccia. Quando noi lo pubblicammo, bello ritrovamento, stupendo, andarono là, se lo volevano rubare. Meno male che la Gandolfi, che te sembra cacche, disse: guarda, io quello lo voglio andare a fotografare con l'infrarosso, perché da quell'altezza, con le foto bianco e nero, non riuscivo a capire che cosa c'aveva sotto un capitello che poi si sono fregati. Meno male, perché il capitello se lo fregarono. Questo qua non riuscirono a rubarlo perché era troppo pesante. E quindi meno male che siamo arrivati noi con i ragazzi dell'Archeoclub, perché poi c'è sempre il volontariato. Se non ci fosse il volontariato, no, non si farebbe nulla. Quindi i cori, la Proloco, l'associazione Archeoclub, l'Asta, il Vattene a Pesca, ci vuole, perché la società civile che vigila sulla sua identità, l'associazione Tarà, cioè è importante. Quindi questa statua è stata rifatta in cemento e riportata al suo posto, uguale all'originale dal restauratore della sovrintendenza. L'originale, per salvarlo, sta al museo. Però da allora, che era l'8 di maggio del 1995, è ripartito il culto per l'arcangelo in questa grotta, che era dismesso da 50 anni. Quindi vedete come da questo evento e la gente di Lezzo Manoppello è orgogliosa di fare questa cosa. E vedersi il suo angelo che sta qua. Quindi andiamo avanti, gli eremi, cioè sentiamo sempre parlare di eremi, ma perché, per come? Qui in questo eremo di San Bartolomeo, subito sotto in una grotta, De Pompeis, che era il nostro direttore tra i nostri fondatori, trovò un deposito che era stato lasciato da un uomo del Paleolitico di 20.000 anni fa, che era come un tesoretto, un una di armi per cacciare gli animali. Quindi, siccome le armi di prima pesavano, erano di pietra, quello che aveva fatto? Aveva fatto un deposito, uno scrignetto celato nella roccia, dove c'aveva le amigdale, le percussioni, tutto quello che gli serviva per cacciare. È stato trovato lì, dove poi ritroviamo gli eremiti. Ok, queste sono... Vado veloce, perché se no, perciò ho detto mezz'ora, mi ha parlato di 20 minuti, loro un quarto d'ora, io devo fare vedere un museo un po' di più, però se volete aspetto subito. Giusto? Perciò ho detto che devo parlare per ultima, perché se no rubavo lo spazio a loro. Ma anche perché mi sembra giusto che un museo deve concludere, perché ci deve dare delle risposte ai quesiti che ci ponevamo prima. Come vincere il complesso del Cafone? Così, andando in un museo, per esempio, noi antropologi culturali, noi ricercatori, non siamo figli di contadini, e questo mi dispiace a noi, i contadini nipoti, hanno mandato, nipoti culturali, però in mezzo a noi quanti sono figli di contadini, servi della gleba, i mezzadri nel più, o i braccianti? Il contadino mandava il figlio a studiare per diventare medico, avvocato, ingegnere, mo per esempio sono tutti ingegneri, maestro. Perché? Perché dovevi evolverti, dovevi riscattare la tua condizione. È facile a parlare di civiltà contadina quando non ne abbiamo subito la fame. Un conto è essere figli di contadini altolocati, un conto è figli di contadini braccianti che ne viene da mangiare. Cioè, queste sono cose che dobbiamo capire. Noi abbiamo l'occhio, come... La terra del rimorso, cioè Di Martino che ci insegna queste cose. Perché si chiama la terra del rimorso? Perché noi, cioè chi ci ha dominato poi, la cultura egemone, ha demonizzato la subalternità che era fatta dall'80% di persone, che era analfabeta. Perché la gente si vergogna a parlare dialetto? Perché era lo specchio della
della, non dell'ignoranza, ma dell'analfabetismo, quindi non saper leggere e scrivere. Oggi con le nostre lauree siamo ignoranti, ma siamo istruiti. I nostri nonni sapevano che ora erano, a me un pastore mi ha insegnato a vedere l'orario mettendo la proiezione del dito medio sul palmo della mano. Fantastico. Tu sei capace? No, ma se andiamo in luce all'orario, ma dove dobbiamo andare? Per andare dove dobbiamo andare? Non va bene. Quindi ecco perché il complesso del cafone. Allora, o noi o le rifiutiamo certe cose, oppure quando le vogliamo stentare le incafoniamo al contrario. Le facciamo diventare kitsch, facciamo venire Valeria Marini, vogliamo l'autorizzazione, ecco, ci ha venuto la televisione, come diceva prima Giuliano. Io frequento i Banderesi dall'inizio. La prima volta che vidi questa festa, sono rimasta sulla via di Damasco, era il 1979, appena tornata all'università. Una cosa, e ho capito tutti con dei... Cioè la festa dei Banderesi, secondo me, non lo so di perché c'è lui, è forse quella che conserva dei contenuti di arcaicità profondissima, che finché poi l'ho vista nei primi anni, fino all'81-82, cioè il toro veniva ammazzato là, veniva ammazzato là, non veniva portato all'ammattatoio, e veniva poi consumato ritualmente, come ancora oggi, tra tutti gli aderenti. Cosa si faceva nelle primavere italiche? Quando migravano le popolazioni sannite, sabine, eccetera. Chi guidava il toro bianco Italia viene da Vitelliù, cioè i consacrati al vitello sa. Chi era sto vitello? Era la rappresentazione simbolica del dio Marte, Posseo. Chi era il dio Marte? Non era il dio della guerra, dopo già diventato. Era il dio della forza, della rigenerazione. Virile, vir, non significa maschiaccio. Vir significa potenza, potenza. Il virgulto, che è come un albero che dà insieme all'altra parte, che è il femminile, la completezza affinché il mondo continui. Noi oggi è come se fossimo tutti sterilizzati, perché come se ci comportiamo come se dopo di noi non dovesse venire nessuno, il diluvio dopo domani. Quindi non va bene. Un'altra cosa che abbiamo in Abruzzo. La dea madre rappresentata con la pupa, che la usiamo pure a Pasqua. Questa è la pupa che balla. A Cappelle è diventata negli ultimi 30 anni un evento che non c'ha niente a che fare con la loro tradizione, perché loro facevano le feste e c'erano una pupa, due pupa. Intelligentemente il mondo dello spettacolo, ma perché non ci invente sempre là? Siccome abbiamo la Toscana, come ci ha spiegato la professoressa prima, la Toscana è tutto più fregno e sanno vendere tutto, tant'è che ci siamo fregati il cane, però ci siamo accorti di avere un pastore abruzzese quando la Toscana ce l'ha fatto diventare mare in mano, meno male che ci stanno i toscani, ci siamo accorti di avere l'olio buono e il vino montepulciano quando i toscani se lo vendevano per loro, cioè grazie a Dio teniamo dei concorrenti culturali, perché ci fanno venire il rigurgito del cafone. Perché quando uno lo compra, ma perché Vustoia? Ma questo l'ha fatto un nonno? No, ma perché ti piace? Ma perché su vino è buono? Vieni il toscano? Oddio, lui mi sta fregato lui! Ah, mo si è fregato! E adesso gli abruzzesi questo rigurgito. Quindi passiamo da un accesso all'altro. Queste contraddizioni che ci descrivevano prima i nostri altri relatori. La pupa era bruciata prima e venivano con le ceneri della pupa concimati i campi. Nell'area sabina dell'Abruzzo, che parte dal territorio marsicano, Villa Vallelonga, Collelongo, tutto quel territorio, la pupa, Aquila, le frazioni dell'Aquila, torna in parte, e nell'area sabina, che prima era Abruzzo, in realtà la pasta all'amatriciano, no, matriciana, amatrice, era Abruzzo. Leonessa era Abruzzo. Mussolini, quando fece la provincia di Rieti, rubò mezza provincia dell'Aquila. Un'altra parte l'ha rubata per fare la provincia di Pescara. Quindi questa pupa ancora in questi territori viene bruciata, che è a scopo rituale. Noi al Museo delle Genni ci conserviamo una pupa antica, degli anni 50, simpaticissima. Ve la devo dire, sta cosa è bellissima. Questa ce la vendette un mastro puparo, Papalinetti, di Catignano, negli anni 70, lo vendette, io non c'ero ancora, appunto all'Archeoclub e l'Astra che andavano in giro per l'Abruzzo, sti pionieri, perché negli anni 70, quando tutti buttavano tutto,
c'erano queste persone come voi, perché se non ci fosse stati voi, Pliniuccio, gli altri, mi ricordo il gruppo di teatro, gli amici di Plinio, cioè se non ci fossero stati questi gruppi, queste persone che hanno... si sarebbe perso tutto. Quindi andavano raccattando e questo videro sta pupa e gli dissero: perché non ce la vendi? A costo di servire i soldi, 150.000 lire gli vendette la pupa. Poi si pentì, perché la doveva ricostruire, che ci andava a fare le feste. Allora ogni tanto, quando sono arrivata io sono arrivata al museo, che era l'81, veniva, entrava, faceva ridere. Allora, la matita da falegname sopra l'orecchio, il metro da falegname, ok? E un blocco. Queste le parche, feste, cioè sono feste veramente arcaiche, che celebrano attraverso il tramite del fuoco il sole che rinasce, perché recupera un quarto d'ora. Quindi nasce a Natale, il sole invitto con Gesù Bambino, quella è un'altra conferenza dove ne parleremo un'altra volta. Il sole che fa? Deve dire al mondo che è aumentato un quarto d'ora di luce, quindi che mi invento? L'umerario di Sant'Antonio, San Giuppino, di quello che va, però ci stanno i fuochi, feste dei fuochi, così come pure San Sebastiano che è il 21. Questa è la festa dei serpari. Questa forse la conoscete più degli altri. Angizia, non angizia, questi sono i... Questa è famosa anche perché la serie TV I Simpson riprende questa festa. Veramente? Sì, perché l'ideatore Matt Groening è venuto a Cuculla e aveva visto questa festa e infatti c'è la festa locale che è l'uccisione dei serpari, dei serpenti. L'uccisione? Sì, lì. Quindi con lui non ha capito niente. No, vabbè, quello poi americano ci ha fatto una storia sua. Però è venuto. No, l'uccisione. Cioè, nel senso, no, venivano colpiti, non uccisioni. Comunque, invece qua tutti ti dà forza. Più volte lo fanno. Non lo sapevo, a una puntata? No, cioè, è proprio la festa di Springfield, del paese di. Beh, lui ci hai dato un'informazione utilissima. Si è ispirato, evidentemente. No, io l'intervista diceva che si era ispirato alla festa di colpi. Vedi, cosa che non verrò mai vedere. Le particolarità. Però vedi, se le giocate, però se le giocate in americano. Colpire col bastone, perché io sono forte. Violenza. No, soprattutto dominare la natura, mentre tu in questo modo. C'è la figlia che invece cerca di salvare. Sì, la e comunque appunto San Domenico che diventa il portatore di un sacro, perché allora già questo. Come cambiano, perché oggi questo convegno si chiama così, come sono cambiate? Io la prima volta che andai a questa festa tenevo 19 anni, primo anno all'università, pure là, cioè mi è andata. Vidi questa festa e io convinta, come tutti noi, che il serpente mi facesse schifo, paura, impressione, perché ti danno questo condizionamento. Arrivo là, tutti questi serpenti, ma che? C'era un ragazzino che ne teneva due, uno dei quali beige con le macchioline, un colubro di sculapio bellissimo. Allora io gli ho detto: me lo fai provare a toccare? E l'ho toccato, era solo freddo. E lui stava là, perché? Perché il serpente, che viene preso quando ancora il sole non è caldo, che fanno loro? Lo catturano e lo mettono al buio. Il giorno della festa del sarto è ancora rimbecillito, fermo. Quindi il tuo calore della mano, quello sta là, che si sta rigenerando, non ti guizza, perché ti farebbe impressione se ti guizzasse. Infatti, 3 anni fa, ci fu una processione di San Domenico a Cocullo che ritardò, perché il vescovo, che ci stai pure tu in quello. Sì, ci stai sempre. Ti ricordi quella di 3-4 anni fa quando la curia, sì, lei era ormai, è la De Angizia rinnovata, lei è il padre. Perché se non ci fossero stati loro con Dinola, cioè questa sarebbe diventata una pagliacciata. Una pagliacciata, che le stirpe finte, quelle di plastica, sì. Venivano i romani con i pitoni, che non con i topi. Volevano fare la sacra la rievocazione storica nei costumi romani. Sì, le cose assurde, capito? Quindi mi ricordo 4-5 anni fa, quando ci fu la curia, quindi il vescovo, che si era appena insediato, e dovette fare la messa solenne. Un caldo da morire, invece di uscire a mezzogiorno dopo la messa, mezzogiorno e mezza, sta cosa è uscita all'una, guardando un sole cocente da morire, quando si imperiavano i camminelli, quando l'hanno messo sopra il santo, era l'anno dopo, 2-3 anni dopo il terremoto, perché ci sono nelle mie fotografie questi orribili, meno male che ha smesso questa protezione civile, aveva rovinato tutto, io non fotografavo più feste, perché queste cose gialle che avvampavano in mezzo ai pellegrini non le potevo vedere più, potevo stare a chiedere, stanno sempre dietro, davanti, peggio dei carabinieri, allora i carabinieri sono belli, hanno il pennacchio, quindi che temevo, sta cosa gialla, orribile, e allora io vedevo sta processione fantastica, là ci doveva stare,
facevano un passo avanti di Gerusalemme e tre passi indietro, perché ogni tanto cascava qualche serpente sulla folla. Era diventato un ballo. Io peccato che non tenevo la telecamera, perché io vedevo quando cascava, ma quando lo vedevo il serpente caduto, facevo pum, vedevo le prime due tre file che si qui facevano tre passi avanti e due arrivi. Guarda, bellissimo, perché il serpente si era rinvivito e scappava. Ma quando andai io a 19 anni, il ragazzo mi diede il serpente, lo misi addosso e io ho fatto la processione come gli altri pellegrini con il suo serpentello, eh? Avevano i serpenti un segno rosso in testa, una croce, perché venivano, siccome erano stati consacrati al santo, venivano liberati nelle campagne e chi li incontrava non li doveva ammazzare, li chiamava la belluccia di Santo Domenico, perché erano quelli che portavano, siccome erano stati addosso al santo, venivano riconsacralizzati e aiutavano il contadino nella fertilità della terra, perché mangiavano il grillo talpa e tutte le... Quindi vedete la civiltà contadina. Il lupo tramite Pretoro, queste cose, tramite San Domenico, è diventato un animale buono, eccolo là. Vabbè, questo è Bucchianico, questa signora meravigliosa, pace all'anima sé, non so. Questa è una foto dell'81. Ah no, quanto è bella. Questa signora è meravigliosa. Vedete il costume? Questa aveva un costume di fare... vedete il corpetto qua, la camicia bianca, lo scialle e l'ufazzolo con gli orecchini. Questa è perfetta, ce l'aveva di suo. Ma dici di Bucchiani, ma questi Bucchiani, questi di Chieti, questi d'Orsoli. Era l'abito. Poi, nel momento della festa, ognuno chi si metteva? Il fasciatore rosso, il giustacuore, quello qua. Io, i colori. Questo è il lupo. Guardate, questo è il fotografato da Pasquale De Antonis negli anni 30. È la pelle, la pelliccia di un lupo vero. E per fare le zampe si mette i guanti di lana fatti a mano. Questo lupo che rapisce il bambino, poi restituisce il bambino, mica viene ammazzato. Cioè in America l'avrebbero appeso, squartato. No! Dopo si caccia, è diventato buono, è diventato umano, quindi il lupo di Pretoro diventa umano, perché quindi viene, come San Francesco, pure a Bu, viene addomesticato, diventa cane, capito? E non è che noi ammazziamo, in Francia i lupi li hanno sterminati, ma li vorrebbero riammazzare un'altra volta perché dall'Italia sono riandati là. Poi, chi sono i pastori, le capanne, le pagliate, perché si chiamano pagliate? Perché sono fatti di paglia, ma hanno la forma del pagliaio, quindi si chiama la pagliarella, questa è, che noi nel nostro immaginario, se è una parola pagliarella, ci chiediamo che una cosa fatta con la paglia, no, pagliarella è la forma, perché nella tradizione contadina il dialetto è molto più rapido dell'italiano, cioè già ti identifica a livello o di suono, quindi onomatopeico, o di forma, quindi tu capisci su sciacquaie, perché si chiama così? Ah, un'altra cosa, le sciacquaie vi appartengono, poi sarà oggetto di un'altra conferenza, perché voi avete i gioielli più particolari. Se io dico, ho scritto un libro, mi sono divertita a dare la verità senza leggere, vedono soltanto le fotografie, ho letto, purtroppo, che qualcuno continua a dire che sciacquaie viene perché era l'orecchino delle lavandaie. Perché la parola sciacquaia, capito? Qui si chiama onomatopia semplice. Era l'orecchio della lavandaia. Poi, un altro ancora ha scritto che serviva il tintinnio, guardate questa che è grossa, per addormentare i bambini. Si vede che quello non ha mai avuto i figli. Perché un bambino, se si sta a dormire, senti il tintinnio, ti straccia l'orecchia con tutto l'orecchino. Anzi, se sta zitto, che si tintinna, quello è un gioco. Così le sciacquaie. Sciacquaie, sapete dove viene? Dallo spagnolo. E chi abbiamo avuto noi qua per 500 anni? Spagnolo. Quindi noi ci dimentichiamo che molte cose, io che parlo lo spagnolo come l'italiano, quando in Spagna sono 5 anni, ci vado apposta pure per questo, per ritrovare l'eco. La cagnata non è il tratturo? Alfonso I d'Aragona non ha ricopiato la cagnata spagnola che viene dalle calles romane? Non ne abbiamo inventate niente. Quindi lo spagnolo aveva recuperato il latino iocalia, giocattolo, sciacquai ciocaglias, perché ciocaglias in spagnolo è l'orecchino che poi viene trasformato in napoletano fioccaglio, scioccaglio, ciocasa, in dialetto abruzzese sciacquai, a Pesco Costanzo che il dialetto è diverso, ciacquai, quindi ciambrella è altro che le lavandaie. Quindi, a me, io non so se, a me hanno detto, hanno riferito che la sciacquaia serviva anche per allontanare gli insetti dal grano.
Non so se cioè pieme la sciacquella, non so se è vero, andiamo facendo perché così perciò, no, io devo capire, io devo capire, allora lui piavamo una femmina e facciamo come l'asino, no. Io chiedo perché a me è riferito, ma io sì, non sì, c'è, fallo, allora questo mi è stato detto che siccome veniva, era un orecchino che veniva portato durante il lavoro, anche per sapere se quello che riferisco è vero o no. Allora, questo veniva portato anche mia casa, non nel lavoro. E quindi serviva per allontanare gli insetti dal grano. È vero? Allora, che... Non si tiene la testa questa cosa, si tiene raccontata. È una signora. Vabbè, uno dei tanti. Una signora qui. Poveretta, vabbè, scusate, ci sono un po' di confusione. Le sciacquaie venivano indossate pure nel momento quotidiano del lavoro perché doveva il loro tintinnio allontanare le influenze nefaste. Che soprattutto alla controra, quelle ti potevano in. Il fatto degli insetti potrebbe essere che siccome si muovevano, sì. Ma non dal grano, da che la poveretta, che magari come mo le zanzare, potrebbe essere, non l'avevo mai sentita. Mosche, una mietitrice, è probabile che fosse così bardata. Ma 12 ore di lavoro da sole a sole, sudando, con la malaria. Oddio, io portando questo vestito non so quanto sia, io diciamo, abbiamo cercato di essere il più fedeli possibile, ma io se dovessi mietere, il mio problema più grande non sarebbero le sciacquaie. No, sarebbe il vestito. Tutto scomodo. Ma era tutto scomodo. Ma infatti, una volta si diceva, dono in basso locale, in basso mangolo freddo. E le donne avevano 7 gonne, una sopra l'altra d'inverno. E mano a mano si spogliavano. Ci sono delle fotografie delle donne che stanno a fare la mietitura, che hanno solo la sottana, perché mano a mano si spogliavano. Quindi, la sciacquaia era l'ultimo dei problemi. Comunque, vedi, ognuno dice perché è come l'orafo. Che significa la presentosa? Ah sì, perché c'è un cuore? Perché uno era nubile, due fidanzata, due con la mezzaluna sposata. Saranno andati. Però tutti a questa cosa. Ho scritto il libro sulla presentosa con la ricerca e faccio vedere che c'erano le varie zone, quindi per non copiarsi la fantasia, non lo leggono. Lo vedi? Continuano anche su Facebook a dire questa stupidaggine. Quindi diffondete. Che invece erano dei motivi stilistici di gusto, di bellezza, di bellezza. Come il fidanzato dice, oh, io non va, nel mio libro c'è sta cosa, è belli, c'è una presentosa che invece di avere i cuori tiene la barca, perché con lui ha partito per l'America, quindi era un segnale, era un segnale che diceva, chi si è fidanzata, però io sto là, e non mi ha fatto il cuore semplice, per differenziarlo, cioè, oppure l'orafo, giustamente, poteva fare sempre la stessa cosa, nella tradizione non volevamo essere massificati, c'era anche la voglia di differire e quindi ogni territorio aveva il suo fasciatore, il suo colore, il suo gioiello, a seconda di come mi bardavo. Andiamo avanti perché sennò rompo la scena, la pastoria lo soffi, te lo avevo detto mezz'ora. Questo per esempio, se volete spengo qua, no, ve l'ho detto, come l'ho detto. Allora, questo per esempio, mo vi racconto un altro, perché io mi diverto a dire le aneddoti, questo 2 anni fa, ha partecipato a una mostra che era pastorizia tra Iran, gli ultimi nomadi dell'Iran e l'Abruzzo, dell'Abruzzo naturalmente tra i pezzi che avevo scelto, ho scelto questo che per me rappresenta, a parte una bellezza, ma rappresenta la Bibbia della cultura abruzzese. Che cos'è questo? È uno specchio da Toletta che un nonno pastore decorò i primi del Novecento, sembra una cosa che da 300 anni non ne tiene più di 100, primi del Novecento per la nipote che si sposava. Che cosa si è inventato? Si è inventato i talami, guarda là, quello è un baldacchino, un talamo, portato a spalla dai fratelli, che sopra c'hanno la rappresentazione, l'altare della chiesa, che le cannele, cioè quello che vedete da vicino, e la banda. Noi siamo abituati che quando vediamo i film di Kusturica, quanto è bello questi suonatori, noi c'avevamo i suonatori, i fiati, che all'angiato li chiamavano la ciabotta, che suonavano il giorno del matrimonio. Poi abbiamo gli sposi con le sorelline. In alto, guardate, in alto, nel simbolo solare, che capiamo che è il cielo, accompagnati dall'arcangelo Michele, che è questo, gli antenati,
che benedicono la coppia, dove la coppia si specchia nello specchio. E non finisce qui. I cassetti qua sono come impugnatura le rappresentazioni delle nonne. Perché le nonne di lui e di lei? Perché sono le nonne, le donne, quelle che trasferiscono il senso dei saperi e dell'identità. È matrilineare la cultura dell'identità. Perché i padri erano quelli che spesso andavano in giro, erano le nonne soprattutto. Le mamme e i padri, i bambini, non li educavano, li educavano quando a loro volta sarebbero stati nonni. I nonni e i bambini stavano insieme. Erano i babysitter dei bambini. Chi aveva avuto il nonno poi li faceva il nonno. C'era un salto generazionale, i genitori erano stati in campagna. Quindi i bambini e i nonni stavano insieme. Eccolo qua. E lui si chiamava Emilio di Guglielmo ed era di Palena. Solo che noi ci è entrato tutto il cognome, quindi è scritto di Guelmo. Non era importante. Questo l'aveva prenotato a questo rigattiere un antiquario di Firenze. 150.000 lire, pure questo, e ne abbiamo date 155. Ok, qua cominciamo i contadini. Ecco, le ultime mietiture a mano che io ho fotografato. I mariti erano emigranti, qua siamo sempre anni 80, metà degli anni 80. I mariti, qua dei Candi, qua siamo a Castiglione Messer Marino, che è il mio avamposto San Mita, dove torno domani. Queste donne cantavano dei canti di una bellezza unica, ma io non è che sono del candete, queste cantavano. E i maschi erano emigranti, quindi le donne diventano uniche depositarie. E si mieteva ancora a mano perché gli appezzamenti erano piccoli e impervi. Queste sono le sale del museo, che congelano, cioè, la rappresentazione di una memoria. Qua stanno a pulire, voi lo sapete, lo fate pure voi. Un'altra cosa che io dico sempre, voi lo sapete, sì, forse lo sapete, Orsogna si teneva un grande mercato dove venivano gli scalpellini di Letto Manoppello e il territorio, ci faceva una fiera enorme, venivano gli scalpellini di Letto Manoppello, perché ogni territorio aveva le sue peculiarità, qua erano contadini, qua c'era una campagna ricchissima ed erano, stavano anche bene. Venivano gli scalpellini, che facevano gli scalpellini di Penna Piedimonda e Letto Manoppello? Facevano le giarre, che erano per contenere l'olio. Più erano grandi, più contenevano l'olio. Allora, lo sapete come venivano pagate queste giarre da voi orsognesi? Riempiendole di materia prima, non di olio, ma di grano. Più grano c'entrava, e più era fatta bene la giarra. Quindi la quartara, detta anche, perché a seconda dei dialetti si chiama in un modo, qua si chiama quartara, no, già. La quartara, se non l'avesse scavata bene lo scalpellino, conteneva poco grano, quindi tu frecavi, ma eri frecato. Più la scavavi bene, più conteneva olio, e tu guadagnavi di più. Avete visto che certificazione? Scusi. No, no, queste che stai vedendo è terracotta. No, io ho parlato perché non le ho fotografate, non te le ho messe, però le ho viste e mi sono ricordata di questo particolare perché li riguarda. Sono quelle alte così di pietra. Vabbè, questi sono la conca. San Guartano. San Guartano. San Guartano. Vedi il dialetto. Questa è la conca, no? Che con l'umania ruccia. Quest'altra cosa che veniva fatta dai pignatari, che erano quelli che lavoravano le pignate o le tegole, con la terracotta, e ci mettevano i marchi bellissimi, sempre apotropaici, anche le sciacquaie dovevano allontanare. Questi sono disegni, le portavano le donne alla fonte o al fiume per lavare i panni. Infatti vedete che si sono sbiaditi? Erano doni di fidanzamento che faceva il fidanzato. Vabbè, la stanza di queste meravigliose coperte, tra le quali gli arazzi di Pesco Costanzo, oggetto di una mostra bellissima fatta 2 anni fa, arazzi del 1600 e 1700 che sono tipici solo del territorio nostro di Pesco Costanzo, ripresi, ci ha finanziato la Fondazione Telecom, ci abbiamo una mostra buttata là che non gira più, perché non siamo capaci di venderla. Se l'avesse avuta Cacca la Regione, avrebbe fatto un giro in un mondo. Ecco qua. E qua ci salutano due
la coppia di Scanno. Pure qua, Scanno, questo è l'abito antico. Questo qua nero che è l'abito vecchio, ma sono diventati antichi tutti e due, perché a un certo punto il complesso del Cafone volle dismettere questi costumi troppo colorati con i quali erano troppo individuate come donne di popolo. E quindi a metà dell'Ottocento, prima della metà dell'Ottocento, intorno al 1820-25, iniziarono a sostituire l'abito colorato con l'abito nero. Però mantenendo, come fa la tradizione? In tutte, mantiene qualcosa del passato, quindi il cappellitto viene dal passato. L'abito rosso denota l'uso nuziale. Allora tutti hanno lavorato sul cromatismo simbolico e si sa che le spose avevano sempre qualcosa di rosso. Scanno, questo l'ho comprato io dopo 2 anni e mezzo di corte spietata a una signora, l'ho pagato 22 milioni di lire, le merita tutte, è l'unico abito rosso che si conserva in Italia nuziale, integro, con anche i fermagli d'argento originali con figure apotropaiche meravigliose del Settecento. L'altro vestito, che non è rosso nuziale, è turchino, sempre dipinto in casa, lo tiene la Fondazione Tanturri, che faceva il premio Scanno, ma la moglie se l'ha portata a Roma, non sa capite perché. Quindi Scanno lo vuole recuperare. E questi sono gli usi iniziali. Questo è quel quadro che ho visto. Eh sì, questo è il quadro di Celommi, è uno dei quadri che rappresenta un matrimonio. Vedete, dove si vedono appunto i costumi, sia gli abiti, sia i gioielli, ma soprattutto anche l'uso di scoppiare i mortaretti e sparare coi fucili, che io l'ho ritrovato nell'isola di Creta, in Grecia, e mi facevano i miei amici, ma qui ci sparano in gollo, dico no, è un uso rituale di allontanare il male, sparare, come i botti. Perché i botti sparano le bombe scure alle feste? Perché di giorno fanno i botti? Perché bisogna allontanare, come le sciacquai con il loro tintinnio, gli influssi negativi. E qua fate voi, padrone, qua c'è la nostra presentosa, che viene da Presentenza e che era un nostro simbolo nuziale, soprattutto del territorio, non tanto di Orsogna, ma quando del territorio, manco Scanno. Scanno l'ha copiata da Pesco Costanzo e la ricominciò a fare in filigrana, perché la filigrana era scannese negli anni 20. E meno male, perché Scanno ci ha riportato i gioielli del passato quando negli altri paesi li avevano dismessi. Capito? Scanno ha fatto diventare gioiello gli accessori dell'abito, perché li faceva d'argento, quindi era un buon mercato, fece i moduli, fece diventare, fece una cosa meravigliosa, quello che si fa, che diciamo oggi gli imprenditori, cioè hanno fatto diventare qualcosa che era strettamente funzionale all'abito, un gioiello, un decoro, un portato, quindi un modulo decorativo che veniva riprodotto per fare collane, per fare orecchini, per fare anelli. E la presentosa e la filigrana vennero ripresi, perché la gente le voleva, ma da modelli che provenivano da Pesco Costanzo. È finito? Dovrebbe essere la sigla finale. È questo. No, per dare spazio a un eventuale riparto. Sì, sì, finito. Questi sono i nostri amuleti, che infatti ce l'abbiamo in tutto l'Abruzzo, in tutta la tradizione. Ogni simbolo significava la dote che io volevo affibbiare a quel bambino, la virtù. E con le ceramiche bellissime che hanno recuperato all'Abruzzo il 500, quando prima non si sapeva, si chiamava ceramica di Faenza, invece abbiamo retrodatato la cultura della ceramica abruzzese castellana a fine 400. Profezza continua. Grazie e scusate se mi sono allungata. Certo che sia allungato, però è una lungaggine che ha meritato tutto. Adriana, c'è una domanda. Non hai una diapositiva del nostro prezioso petto d'oro? Sì, ma non l'ho messa qua. No, no. Non l'ho messa fra queste perché non fa parte più purtroppo del museo. Esatto, ma vedevo che ce l'avevi. Ci starebbe benissimo. Ci volevi fare questo regalo. No, è che grazie a Dio il petto d'oro stava là, perché almeno si è conservato. E grazie anche a me. E ce l'avete. Una cosa su cui si potrebbe chiedere io, visto che siamo in questione, con la vendita che c'è stata del tesoro di Saronto, che cosa si è perso e che cosa è rimasto? Ma ho queste domande? Ben poco. Mi sa rocco, questo è l'epoca, come si fa? Scusa, aspetta, non è
difficile rispondere. Oppure... c'è rimasto poco. Penso ad oro la cosa più preziosa. E che cosa si è perso? Ah no, bisogna sapere. Lei sa perché ha fatto le fotografie. Si sono perse le cose. Ci sono perse cose da poco conto, ma alcuni pezzi rappresentativi. Per fortuna non eccezionali, per fortuna. Perché quello eccezionale che c'era era stato messo in deposito per 20 anni al Museo delle Genti e quindi si è conservato. Perché quello sarebbe stata una perdita incolmabile. Quindi voglio dire, andata come andata, pezzi che volendo si potrebbero anche recuperare se la curia gentilmente... da tutti i tesori che magari non esistono più nelle chiese che sono stati presi dalla curia in carico, con le foto mie si riprendono delle cose simili perché ci stanno. La cosa che era proprio di Orsogna era il petto d'oro. Le sciacquaie non c'erano, per fortuna. Quindi voglio dire, il danno non è stato incalcolabile, per fortuna. È incalcolabile rispetto a voi per la vostra memoria, perché era una memoria e ci teneva, perché gli orsognesi si erano legati moltissimo anche a questo tesoro, perché voi avete poca roba del passato perché la guerra vi ha distrutto. Quindi. Il petto d'oro c'è ancora? Sì. C'è ancora? Sì, sì, l'abbiamo ridato. Ce l'avete voi. Posso fare una domanda? Prego. Però starebbe bene al museo con scritto Orsogna che vi fa più pubblicità. A me mi ha colpito molto quest'idea degli sciacquai che servono... che servono anche alla necessità durante la mietitura di proteggersi da insetti. Potrebbe essere, aveva fatto venire un dubbio, potrebbe essere collegato a qualcosa di simile al tarantismo, questa idea che durante la mietitura col sole eccetera c'è delle presenze maligne che possono... Ma era la stessa cosa, cioè... Allora, le influenze maligne erano temutissime, perché in un passato fatto appunto di ignoranza, di malattia, di morte, senza medici e senza medicine, ci si attaccava ad un mondo estraneo, no? Quindi, voglio dire... Sta ritornando. Sì. Questa mentalità popolare sì, ancora viva. Perché c'è questa... ritenere che comunque quello che adesso mo si chiama scientificamente fisica quantistica, comunque noi siamo circondati da energie, pure il malocchio. Il malocchio esiste come? Come la simpatia e l'antipatia. Sono delle scariche magnetiche che noi trasmettiamo l'uno con l'altro. Quindi il discorso degli orecchini, così come le campane che suonano o i botti, servono per interrompere la fissità, la calura, il sole. Alle 2 del pomeriggio a me mia nonna mi diceva che ishvi lumara alle 2, la controra. La controra. La controra, cioè dalle 2 alle 4 non si faceva niente, la controra, perché ti veniva l'insolazione, perché ti prendevano le energie negative. Quindi il discorso del sciacquai, capito, era un discorso di comunque mantenersi, anche mantenersi protette. Mo, il fatto degli insetti l'hanno detto a lei, però io dubito che sia per togliere gli insetti al grano. No. Però potrebbe essere invece per allontanarmi dalla persona, e questo mi sembra una genialata. Poi se te, può essere anche che io abbia capito male. No, da come me lo stai a dire? Se te potrebbe, mo vuol dire che alle prossime persone che conosciamo vecchie mi potrebbe fare la domanda mirata, di ma è a minuccia si può. No, io pensavo. Però capito, non per il grado. Secondo me era, scusami, una maniera per allontanare gli insetti da se stessi. Da se stessi, che come la coda del cavallo, il cavallo non è la coda, non lo so. Potrebbe essere. Ho visto degli alberi su alcuni alberi, anche in altre parti d'Abruzzo, d'Italia, mettere delle bottiglie di acqua. Abbiamo detto che il lucido, come si muove il lucido del sole allontana, perché anche queste cose con il movimento delle sciacquaie allontana. C'è un testo di Giulio Sigismondi che dice così, a Trespe: Yet scritse le rotelle, yet scritse, cioè questi raggi del sole, ma dai rami, per cui potrebbe essere anche questo un motivo. Una cosa proprio su questo aspetto, che noi in antropologia giustamente lavoriamo sul funzionalismo,
Cioè noi andiamo a cercare una funzione pratica nelle usanze per spiegarle, però c'è anche una funzione molto importante all'atere che è simbolica che è basata sulla credenza. Cioè si sparge la voce, come adesso le scie chimiche o quant'altro che il vaccino fa venire l'autismo al 100% dei bambini vaccinati, si sparge una credenza e viene incorporata dalle persone che ritengono che sia la verità. E questo in antropologia si chiama la questione ontologica della credenza, per cui chi crede al malocchio alla fattura lo vede, è parte di sé questa mentalità. Chi non ci crede non subisce neanche il malocchio, perché non credendoci non lo percepisce, gli capita un vaso in testa, gli cade, è un fenomeno. Diciamo dipende da un fatto che io mi sono messo erroneamente troppo in mostra, oppure qualcuno mi vuole male, ma è un caso. Ecco, quindi c'è la questione ontologica che è molto importante e si mette al lato della questione funzionale. Quindi a questo punto, se credevano che scacciassero le mosche, le sciacquaie, è pure possibile. A questo punto si apre un terreno qui. Comunque gli sgrizzi che lanciava erano contro il malocchio e contro perché il malocchio, per squagliarsi, ha bisogno di qualcosa che lo attiri. Quindi lo specchio, il corallo che era sfaccettato valeva ancora di più, perché già il fatto che era rosso attirava e quindi squagliava, perché è simbolo del sangue, quindi vitalità. Il fatto che ci avesse lo specchio, quindi l'occhio veniva depistato, non mi poteva fissare. E quindi, infatti, vedete, certe volte. E vabbè, alla festa di Loreta Prutino c'è il bue, no? Bardato, se qualcuno di voi l'ha mai visto. Il bue, tra la sua bardatura di festa, ha in mezzo alle corna uno specchietto rettangolare che ha proprio questa funzione, quella di catturare i raggi del sole e ritrasferirli verso chi ti guarda. E se tu lo stai a guardare, ti acceca, quindi non fai in tempo. Per esempio gli indiani o tutti i gioiellini che voi vedete delle culture ancora etnograficamente valide, gli indiani nei loro gilet non hanno gli specchietti? Stessa cosa, il gioiello deve rifulgere perché ti deve abbagliare. E hanno anche tutti i campanelli e i campanelli per fare il tintinnio, no? Noi adesso chiamiamo i scacciaspiriti quelli cinesi, i nostri scacciaspiriti erano gli sciacquai o la collana chiacchiere. Perché si chiamano chiacchiere? Vedete la funzionalità? Perché quelle come camminavano, cioè, come le chiacchiere delle pettelone. Quindi le squagliavano e indossavano. Qualche domanda? Tantissima. No, io volevo precisare questo, Adriana, perdonami. È vero che non c'è nulla di documentato per quanto riguarda la funzione di sti sciacquai, però io che ricordo, perché mio padre è stato uno che ne ha prodotti tanti, lo sai benissimo, però dal ricordo di mia madre diceva, quella che per te è sembrata assurda quella definizione, che doveva fare addormentare il bambino, questo mia madre me lo ha raccontato. E ti dirò anche di più, che quegli sciacquai che le nostre nonne, e cioè la nostra vecchia generazione, portavano in campagna, perché diventava il giocattolo per il bambino che beveva il latte, si attaccavano a quelle sciacquai. Sono cose che, logico, non si trovano scritte ovunque, no, però attraverso il racconto purtroppo è questo. Anche il fatto del faro della Presentosa, il faro è quello, il faro, cioè il cuore, due cuori. Ma allora ha fatto perché ha il significato, io lo spiego, che non è perché la ragazza nubile non aveva bisogno di portare nessuna presentosa. Nel momento in cui lei si fidanzava, portava loro. Non è che tu dovevi segnalare il fatto di essere libera. Tu eri libera perché non portavi oro. Nel momento in cui tu portavi la presentosa, eri impegnata. Ti devo contraddire. Beh, io non ho fatto le ricerche solo qua, ma in tutta la Bruzza. Il faro dato da mio padre, il nome faro. Allora, a un solo cuore era il faro che lei era, cioè
era ancora due cuori, quello che dici tu, era fidanzata, mentre i due cuori con l'archetto orlo procede con il metodo scientifico, mediante lo studio, verifichi il metodo scientifico, ce l'hanno spiegato in lungo e in largo. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Signori, ringrazio i relatori tutti, è stata un'esperienza bellissima, istruttiva, e ognuno di noi, tornando a casa, sente di essere più ricco. Grazie a tutti e a voi.